Buonasera, buonasera a tutti, con questo applauso diamo il via alla nostra... Cantos de Verano, 13ª edizione, dicevo, di una manifestazione importante che nel corso degli anni, grazie alla tenacia dei suoi organizzatori, ha avuto un riscontro importante in quello che è appunto un percorso d'eccellenza e di qualità. So dove l'erba nasconde la rugiada, so dove i grilli accordano i violini, so dove il vento si ferma quando trema, so dove nasce la voglia di cantare. Grandi ospiti di questa edizione firmata 2013, ospiti del coro polifonico Bonacatu di Bonarcado, gli amici diretti da Beppi De Marzi, i Crodaioli. Abbiamo voluto iniziare in un modo particolare, abbiamo unito quelli che sono i suoni della tradizione dando un'impronta fortemente identitaria a quella che è una poesia appunto scritta dal maestro e poeta Beppi De Marzi. Con questo applauso ora salutiamo gli amici di Bonarcado, perché ovviamente inizieremo la nostra serata con i Crodaioli e in un percorso che regalerà senza ombra di dubbio tante emozioni. Siamo pronti per Cantos de Veranus, il microfono ci aiuta e ci dà ovviamente voce. Come tutti voi sapete, quella dei Crodaioli è la formazione principe del canto corale in Italia. Beppi De Marzi è un grande poeta, il maestro, il fondatore di questa formazione. Il loro non è né un coro alpino né un coro di montagna. I Crodaioli sono un coro di ispirazione popolare, il maestro De Marzi dà voce alla gente. Abbiamo iniziato con una storia, il piccolo Beniamino parte dal suo paese con la valigia di cartone, carica però di tante speranze. Non ha fatto fortuna fuori dal suo paese, quando ha deciso di rientrare in patria ha trovato non quel sentimento di comunità che caratterizzava le mura di casa, ma ha trovato un paese cambiato dalla modernità. Diamo inizio a questa edizione 2013 della manifestazione Cantos de Verano con i Crodaioli di Beppi De Marzi. Ci ha sorpreso questo luogo pieno di acque, pieno di fontane, di risorgive. Non pensavamo che nel cuore della Sardegna l'acqua sgorgasse così fresca, così copiosa, così trasparente, come se fossero ruscelli d'amore. E abbiamo pensato di cominciare cantando l'acqua che viene dalle alte montagne, dalle valli intorno al Monte Rosa, la Valle d'Ayas. Lo cantiamo come si parla lassù, Valle d'Ayas, Valle d'Amour, je te rêve, tu es paix, io ti ricordo, tu sei la pace, io ti ricordo, tu sei l'amore.
Questa vostra terra per noi è la terra d'incanto. Qui passano gli stormi che a primavera vanno in cerca delle terre del nord dove nidificare. E quando viene l'autunno, quando i colori mutano, ripassano per andare di là del mare in cerca della speranza e della primavera eterna. Da noi, purtroppo, dalle nostre contrade, questi stormi vengono fermati dalla rabbia, dalla cupidigia che qualcuno chiama tradizione. E noi ora cantiamo con la nostra lingua scappa oseletto, ciuffetto, becchetto d'oro, che vuol dire scappa uccellino, violino della siepe, scappa piccolo becco che canta, occhietti capaci di volare. Scappa tu che hai passato l'estate sperando di poter andare in cerca del sole di là del mare quando comincia il freddo e invece c'è chi vi ferma, e tua mamma che lo sa è lì che ti vola vicino. Infatti sentirete il finale dopo un continuo girare disperatamente in cerca di melodie, la mamma che dice domattina i vecopa, domattina ci uccideranno. Che finirà il nostro volo. Scaposeletto, ciuffetto, becchetto d'oro, dolente passaia, o cedete del volo. Cometa che canta, voceta del cielo, scava, 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 scava. Scappa, ma 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 scappa,
un grande scrittore dell'altopiano di Asiago, che si trova a nord della nostra provincia, la provincia di Vicenza, amava molto una parete che si tuffa nella pianura, che è chiamata il Salto dei Granatieri. Lì, nella Prima Guerra Mondiale, i granatieri di Sardegna, proprio i granatieri di Sardegna, accerchiati dalle truppe austro-ungariche, hanno preferito buttarsi a valle piuttosto che cadere prigionieri. E ci raccontava Mario Rigoni Stern, il grande scrittore di Asiago, morto 5 anni fa, ci raccontava del coraggio di questi giovani, di questi possenti giovani della vostra terra, che piuttosto che cedere o cadere prigionieri, hanno fatto il volo verso la pianura per sempre. E l'ha unito al volare delle pernici bianche. Infatti ora diremo volano le bianche da una montagna chiamata l'Ortigara, quanto è aspra, perché finita la battaglia, l'ultima, volavano proprio come un presagio o una speranza di pace. Le pernici bianche, volano le bianche.